tutti sono video dove sarò un po' storta perché ho il cellulare attaccato al portatile per poterlo caricare. Ho i capelli legati perché sinceramente li ho scalati, sono adesso sono sempre lunghi, però li ho scalati un po', li ho sfolditi per Capodanno, cioè così. Allora, come promesso, adesso questa qua è la seconda parte dei miei regali di Natale. Non sono tutti, ma purtroppo non potevo aspettare febbraio perché mi mancano ancora delle persone, però vi farò vedere comunque cosa mi hanno regalato e cosa che mi sono dimenticata l'altra volta. Allora, regalo numero uno che mi sono dimenticata, io e mia ragazza ci siamo fatti, cioè, ho fatto io un regalo di Natale in due. Lavorando da Casanova, l'epoca che fu, prima di Natale ho preso le palline. Quindi questa qua è la pallina che ho preso perché serve da una scatola rossa, però io l'ho presa dall'albero adesso. Serve questa qua, che non potete vedere, la pallina che mio ragazzo abbiamo, io nella mia c'è scritto Andrea, nella sua c'è scritto Sara. Questa qua così, infatti c'è anche la targhettina che c'è scritto Casanova. Ed è dentro appunto di un vetro plastificato più o meno. E viene appesa all'albero, è totalmente trasparente con... così. Questo se non sbaglio arrivano sui 5-6 euro, se non mi ricordo precisamente, l'ho presa tempo fa. Tra l'altro forse ne ho regata anche una. Poi invece di quello di mia zia c'era dentro, perché solo metà ve l'ho fatto vedere l'altra volta, c'era questo qua che appunto ci tiene sempre sull'albero, tutto così, volendo anche questa parte qua che non ho capito bene se si possono mettere le foto o meno perché si flette, quindi volendo uno ci può incastrare le foto, non lo so perché in piedi non ci sta, quindi deve essere appeso. Beh, anche bello pesantuccio, c'era questo qua e poi dentro c'era questo che non l'ho ancora usato, e poi c'è anche una versione così molto simile però fatta proprio a crema, però un bagno doccia crema che in bagno già tutto strausato, quindi non l'avevo fatto vedere perché cucciolava. Giusto qua il mio me lo sono nascosto, e questo qua c'è di mio zio, quello grande, anche se è un po' grande, lo nasconderò da mia madre, quindi perché lo so, mi piace veramente tanto, quindi poi questo qua. Poi cos'altro? Andiamo dunque, l'avevo fatto vedere poi anche i profumi e tutto. Ah sì, questo qua che me l'ha regalato mia mamma, più in più in là, sempre per Natale, perché non voleva farmi solo i soldi, questo qua. Non so se riesco. Devo portare tutti i braccialettini nello stesso bolso perché di là ho il tatuaggio. Non so se lo vedete bene, ha due cornettini e una pietrina. Questi qua, così. Ecco tutti i braccialetti, perché dall'altra parte, vediamo se riesco, infatti sarà sicuramente, qua, eccolo qui, questo è il mio autoregalo di Natale, ora finalmente lo potete vedere, non è ancora totalmente guarito, infatti se notate ha tipo delle pellicine, perché ha tipo una pellicola sopra, se notate, sto ancora guardando, però non succede nulla se ve lo faccio vedere. Dopo dovrò rimetterci la crema perché praticamente si sta togliendo tutta sta pellicola. Tutto c'è un casino di crema. Comunque, questo qua, ecco, è bello. Anche da lontano. Poi ve lo farò vedere tutto nella sua maestosità in un video che ho fatto dove appunto vi faccio vedere. Questa cosa sarà bella scritta. Certo che farlo vedere non è facilissimo. Questa qua la scritta e questo qua è lo Yin lo Yang. Questo lo vado a coprire, poi dopo lo vado anche a pulire magari. Passo un po' con l'acqua e poi ci rimetto la cosa sopra. Altri regali, Veronica, che noi mica siamo riusciti a vederci, siamo andati totale, ci siamo riusciti a vedere, non sono riuscita a vedere né due mie amiche, però sono riuscita a vedere comunque questa mia amica, fortunatamente perché sono andata a firmare un contratto e per guardare da Bershka, poi me ne parlerò più avanti. E quindi cosa è successo? Praticamente sono riuscita a beccarla dall'autogallery, ci siamo andati insieme e ci siamo andati i regali. Vi faccio vedere una cosa molto figa. La candela. Era tutto in un set, ovviamente. La candela, guarda che bella che è. È veramente bellissima. Ha tutte le stelline. La faccio vedere perché mi piace tantissimo. Ha tutte queste stelline a forma appunto di specie di stellona. Così rossa, è bellissima. Se avessi un accendino lo accenderei, ma non ce l'ho. È bellissima. Mi piace tantissimo. C'era questa qua. Con sto qua che... della Yves Rocher, è un latte corpo che il profumo non me lo vuole,
Ah, ok. Ambra bur di karité. Annusiamo. Un po' di quello che sto facendo io. Non sento niente. Molto bene. Devo sfidarlo. Molto buono. Sa senso di. Saputo di burro di karité, sì. Number one. Perché sa di. Tipo di torroncino. Non so perché anche la prima volta che l'ho usato sa di torroncino. Number one. Poi, number two. Sempre la stessa cosa è un po' di doccia. Che questo qua mi ricordo che sa di torroncino perché l'avevo detto a mia ragazza. Mi ricorda tipo, non i torroni, i cantucci, non so per quale motivo, è molto buono. E sono così, sono legati tutti a tutto il set, Veronica. Ti ringrazio, grazie. Sono molto contenta io. Tu della candela. Mi è piaciuta tantissimo la candela, cioè questa fissazione delle candele. Poi, che altro vi devo dire? Sì, mi sono appunto autoregalata il tuo e poi che altro ho preso? Che tu mi hai regalato? Pensando. Ah sì, se qua fate prima di Capodanno. Mia mamma perché ha dovuto prendere un buono che avevamo dall'estetista e vediamo se mette a fuoco. A fuoco sono fatte così, sono nere e con questa parte qua argentata sono tutte squadrate, così le ho cambiate perché prima le avevo rosse, prima di Capodanno le ho cambiate e niente, penso che sia tutto. Sto pensando. Sì. Veronica, te palline, la chiappasogno non me la posso sempre mostrare perché purtroppo è attaccata alla plafoniera. Vi metterò una foto al massimo se riuscirò. È enorme, bianco. Non posso tirare giù. Sto pensando se farlo vedere come. No. Vabbè, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti quale regalo vi è piaciuto di più. Alcuni mi mancano sempre perché appunto, vabbè, alcuni li ho spesi, quindi. Cose che ho comprato sono diventate poi i regali. Quindi una parte del tatuaggio, una parte sono state altre cose, anche la cena tipo di Capodanno. Che quella uscirà in un video, ve lo prometto già qua, uscirà prima o dopo questo video, non lo so. Penso prima, dove praticamente faccio vedere cosa ho mangiato a Nat vigilia di Natale, Natale e Capodanno. Tutto insieme, un po' di Natale Day mega. Io vi saluto e niente, ci vediamo nel prossimo video. Buone fine feste. Purtroppo.